Tardissimo. Allora, corso di ingegneria meccanica, esame di meccanica applicata alle macchine. Professore, posso dirle una cosa prima di iniziare? Certo. Mi avevano detto che questa era un'università giovane e moderna, ma mai mi sarei aspettato che lei spiegasse proprio come un giovincello. Grazie. Cominciamo? Senza esagerare, lei potrebbe quasi essere mio figlio, così per dire. Benjamin Button, dai, cominciamo? No, poi se posso, anche il corso che lei tiene, ma perfetto, cioè, tutti quanti dicevano Benevento di qua, Benevento di là, io sa che le dico, altro che Benevento, bene 30 e lode, così, per dire. Simpatico. Cominciamo, dai. No, poi se posso, anche l'università è un'università inclusiva, cioè pure a me che sono dell'estero non mi hanno proprio fatto sentire un estraneo, così per dire. Perché di dov'è? Di Atripalda. In provincia di Avellino. Vabbè, all'estero di Benevento, per dire. Pure il fatto che io sono nero, nessuno mi ha mai proprio detto nulla, così per dire. Nero? Di capelli, per dire. E per dire? Lei ha studiato? Qualcosina, per dire. E allora tentiamoci, no? Che cosa conosce di mamma? Mia mamma o sua mamma? Ci vediamo al prossimo appello. Bene 20, bene 30. Bene anche 18, per dire. Per uscire? Quindi le va bene, va bene così. 26, complimenti. Professor Caiazzo, voto 2 stelle su 5. Commento, tirchio di voto. Che cosa sta facendo? Sto lasciando un voto sulla mia app, Rece Esami, l'ho inventata io. E che cosa ha scritto? Università Unisannio 5 stelle, varietà dei corsi 5 stelle, perché da questo punto di vista l'ho trovata innovativa, devo essere sincero. E poi disponibilità della segreteria 5 stelle, già solo per la disponibilità della segreteria doveva essere 5 stelle in generale. E io che devo fare per essere un 5 stelle? Si dimezzi lo stipendio. In che senso? Vorrei essere una battuta. 5 stelle, Beppe Grillo, Parlamento. Senso dell'umorismo 2 stelle. Esame di diritto costituzionale. Lei come sta messo con la Costituzione? Lei come mi vede? Cagionevole, un po' pallido. Infatti sto facendo una cura di vitamine. E insista. Insista. Ceniglio, io vedo che lei non ha seguito neanche un giorno di corso. Posso chiederle come mai? Professore, è colpa degli equilibri internazionali. Ma perché? A Dostoevsk? No, a Napoli. Però la benzina è aumentata. Ogni giorno Napoli, Benevento, chissà quanto mi costa. Vabbè, ma da Napoli per l'università di Benevento partono tutti i giorni i bus dell'ETAC? No, professor, con ETAC sono scomodo. Preferisco le scarpe alla ginnastica. Meno poteva seguire da casa. La nostra è un'università moderna che mette a disposizione la registrazione dei corsi online. Professore, ma non tengo il computer. Dire un iPad? No. Un iPhone? No. Un Samsung? No, professore, c'ho quello più economico. Xiaomi? Fatemelo vedere, magari è lo stesso. Era una battuta, professore. Xiaomi, ciao tuoi, ciao suoi. Ciao, ciao. Allora? Preparato? Guardi che... mai come di questi tempi è importantissima economia e finanza. È importantissimo, questo, soprattutto la finanza. Si tacchia app. Ah, per farsi una risata. Voi ridete, ma papà sta piangendo, poverino. Ah. E allora l'economia? L'economia pure è importante, professor. Di questi tempi è aumentato tutto. Prima con 10-15 euro si usciva, adesso con meno di 50 euro non si va da nessuna parte. Se non la smettiamo con queste battute, io la laurea la vedo lontanissima. Ma speriamo. Ma come speriamo? Professore, ma oggi non conviene più laurearsi per quello che costa, conviene a pagare le tasse. Tra tesi, vestito, brindisi, feste, festicciole. Ma poi che cosa dobbiamo festeggiare? Un futuro di precarietà. Quindi lei non ha speranza nel futuro? Ma nemmeno nel presente. Se l'ottimismo è il profumo della vita, guaglio due pigliato Covid. In che senso? E perso l'olfatto.